Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del Sagittario. Andiamo a fare questo bonus sull'amore che è valido in qualsiasi momento guardiate questo video e lo potete applicare in base a quello che è il vostro ascendente, il vostro segno solare nel mese corrente vi abbiamo già elaborato, ok? Quindi se guardate questo video per esempio a maggio del 2024, ok? Se rispetto al sole, all'ascendente che è uscito in quel mese. Quindi questa è la natura spot bonus, ok? Quindi andiamo a vedere in amore, anche se non avete nessuno, vediamo cosa sta arrivando alle mie ragazze. Per il segno del Sagittario, vediamo un po' come stiamo gravitando, facciamo questa lettura bonus. Vediamo, le mie ragazze del Sagittario, i miei ragazzi. Ah, regina di bastoni, ragazze mie, qua siete completamente nel vostro potere. Qua c'è uno che sta arrivando, cavaliere di bastoni. Allora, ragazze mie, qua c'è una persona completamente appassionata nei vostri confronti, perché voi mi state completamente nel vostro potere. Una persona appassionata che pullula di passione per voi, che okay? E per molto, molto è stata molto combattuta questa persona nei vostri confronti, cose nascoste. Sì, allora qua c'è una serie di pesantezza che questa persona si è portata addosso. Ci sono nove di spade, preoccupazioni inerenti a te. Forse è una persona che ti ha visto rinascere nel tuo splendore con la regina di bastoni. Preoccupazioni, paure, incertezze relative a forse a. Forse eri tu una donna sposata, questa persona era sposata, o comunque sia i blocchi, le paure sono dovute al fatto che magari questa persona non si sentiva alla tua altezza, non si sentiva alla tua altezza. Ok, allora fatemi andare a capire queste situazioni, perché c'ha blocchi, paure, incertezze questa persona? Comunque sta arrivando, perché, o comunque sia, se non è arrivata sta arrivando, ma è proprio piena di passione. Perché ci sono le paure? Perché ci sono paure del 9 di spade? Forse perché ti ha fatto del male, c'è un 10 di spade qua, per essere entrato e uscito dalla relazione probabilmente. Ancora paura, legata a cosa? Di nuovo regina di bastoni, che tu possa avere anche altre scelte, perché ti ha fatto magari del male, possa avere altre scelte. Quindi questi pesi del 10 di bastoni a cosa equivalgono? Di nuovo preoccupazione, 9 di spade, questo non ci dorme la notte perché tu puoi avere altre scelte, mi è molto chiara questa cosa. Ancora preoccupazioni legate? Sì, sì, qua sono preoccupazioni legate al fatto che lui ti vuole conquistare, se ci sono altre scelte a disposizione per te, vuole, come dire, vincere sui nemici, questo è il senso. Un'altra carta sul 6 di bastoni, 9 di spade, qua c'è la ruota, paura che tu abbia cambiato strada per alcune di voi. Ok, mettiamoci questo qua, fatemi capire un'altra cosa adesso. Allora, voglio capire il blocco a cosa è dovuto, questo blocco. Il blocco dell'otto di spade, il blocco dell'otto di spade, regina di spade, probabilmente aveva paura ad affrontarti e poi... Quattro, che tu abbia avuto altre scelte, ha paura questa persona, quindi hai messo il blocco, alcuni di voi hanno messo il blocco, e quindi, oppure perché questa persona magari aveva altre scelte, allora la situazione era bloccata e questa persona ha paura ad affrontarti, ha avuto paura, poi non c'è dubbio, scelta, disposizione, diavolo, regina di coppe, questa persona magari se c'è stato un blocco lontananza ha capito di essere innamorato. O comunque qua ti vede regina di coppe, sì, che tu abbia potuto guardare avanti. Questa comunicazione è imminente, ragazze mie, questa comunicazione è imminente laddove non c'è stata. Fatemi capire perché c'è questa luna e questo due di spade. Tenere anche in segreto delle cose che non si potevano dire, magari. Vediamo questa luna di cosa ci parla. Dell'incertezza? Incertezza e poi... l'incertezza a confessare qualcosa, luna e sole. E questo due di spade di cosa ci parla? La torre. Qua ho avvenuto una crisi, ho avvenuto una rottura. Ancora su questo due di spade. Asso di bastoni. Allora, qua sta avvenendo una comunicazione imminente che ha a che fare con una rottura che se c'è stata e per un blocco perché aveva paura ad affrontarti questa persona. Andiamo a vedere proprio questo cavaliere di bastoni cosa ci offre questa volta.
questo cavaliere di bastoni, un cambio di prospettiva, ce l'ha appeso. Qua c'è una redenzione. Cosa ci offre questo cavaliere di bastoni? Papa? Cosa ci offre questo cavaliere di bastoni? Cavaliere di denari. Carro. Allora, se questa persona ha messo in pausa la relazione perché l'ha sposato, adesso lo vediamo più concreto. Però, prima di questo, questo lo sta, come se mi viene in mente, lo sta un po' fagocitando molta gelosia nei tuoi confronti. Perché ce l'ha appeso? Che c'è un tre di spade. C'è un tre di spade. E questo cavaliere di denari a cosa lo porta? Alla forza. E poi, forza, di manifestare cosa? Un chiarimento nei tuoi confronti. Ok. Qua vedo una persona molto appassionata, a volte sulle sue, e che allo stesso tempo il succo qual è? Ti vede come se tu abbia avuto altre opzioni, altre scelte. Qua lo vediamo preoccupato perché magari ha potuto chiudere la relazione oppure ti ha creato del dolore entrando e uscendo dalla relazione. Ha paura che tu abbia altre scelte a disposizione, questo è lo stato attuale. Lo vediamo anche un po' più rigido, ok, una persona magari un po' più legata alla materia, un po' più materialista, oppure voleva mantenere l'ordine in una situazione matrimoniale, fatto sta che tu l'hai fatto uscire di cervello. Questo è il senso. Vediamo un po' questa regina di bastoni. Su di te con la regina di bastoni. Che cos'è che vuole darti? Sì, tre di coppe. Non vuole farti uscire dalla sua vita questa persona. A tutti i costi. Tre di coppe e poi otto di bastoni, te lo vuole dire? Re di bastoni, c'è una passione dirompente tra te e questa persona, vuole fare un salto di fede nei tuoi confronti. Ok, passione dirompente, sta a te scegliere, questo sta impazzendo pure di gelosia, te lo dico anche qui. Se non c'è nessuno, ragazzi miei, ti arriva questa persona di punto in bianco, che grazie a quello che poi vivrete, ok, tu lo mandi in tilt perché ti vede come una sorta di assoluto. Andiamo a vedere ancora qua. Su questa regina di bastoni, che cosa ci dicono le carte di Laura Tuan? Sagittario. Cioè, qua è come se lui ha paura che tu lo respingi. Amore respinto. Questo sta impazzendo, questa cosa qua. Allora, qua c'è una... Oppure, rispetto all'amore, questa persona ha paura che tu proprio lo possa lasciare. Qua c'è molta insicurezza, C'è molta insicurezza. Ha proprio paura che tu lo possa lasciare, perché qua c'è un amore folle. Ah, vedi? Ok, voglio vedere cosa ti può aspettare da questa persona, quindi... Quindi, Sagittario, andiamo a vedere quale porta si apre da parte di questa persona, nei tuoi confronti. Quale porta si apre da parte di questa persona, nei tuoi confronti? Ragazze mie, questo è innamorato perso. Ragazze, qua c'è la porta del paradiso. Cioè, ragazze, c'è pure la coppia sacra, guarda. Cioè, questo è una paura, per non dire un'altra parola, di che tu lo possa lasciare. Allora, qua c'è tre di coppe, otto di paio, la porta del paradiso. Ti leggo un trafiletto di questa carta perché è veramente qualcosa di imbarazzante. Sia che tu non lo vedi questo qua, ma in questa condizione sta versando. Anche se non lo vedi, ok? E non l'hai visto, Allora, 31, guarda qua, ti leggo il trafiletto di questa carta. Realizzazione dei desideri, felicità, pagamento, vittoria. Se tu ti vuoi prendere la rivincita su questa persona, guarda, questo sta impazzendo. Allora, in ambito sentimentale ti dice che la realizzazione del tuo sogno, delle tue speranze, è manifesta, perché la persona in questione, questo qua, ok? I sentimenti te li manifesterà, oppure se la coppia è già formata, c'è un mandi rivieni, ok? È probabile ci sarà un matrimonio, una convivenza o addirittura un figlio. Ragazzi, io non chiedo più niente, ti metto una carta della dea per come ti vede a questo qua. Cioè, questo è proprio, ok, non vede l'ora, eccola. Si sta adattando a quello che sente, perché tu sei proprio, l'hai sconvolto. A cosa si sta adattando? Chi sei per lui? Tu sei la guida. Un'altra carta, chi sei per questa persona? Ti è devota, la devozione sei. Non chiedo nient'altro, ragazzi. Quindi, come è uscita a spot? Aspettavi un messaggio, questo ti arriva travolgente, questo ti bussa a casa se non lo stai vedendo, ok? Non vuole essere respinto, sei il suo paradiso, c'è la coppia sacra, come reso conto di tutto, geloso perso questo qua, ha paura di essere respinto, sei la devozione, vuole
seriamente costruire con te, da chi ha avuto una riflessione importante, al di là delle condizioni che ci sono, l'abbiamo un po' descritte, che ci sono potute essere in base alle vostre storie specifiche. Quindi questa è la situazione. Se non l'hai visto, preparati a vedere questa cosa travolgente. Quindi ragazze mie, ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!